Benissimo, gentili radioascoltatori, buon pomeriggio da Massimo Bonella in studio, qui dalle frequenze, potremmo dire, tra virgolette, online di RST, Radio Saiuz TV. Saluto tutti gli ascoltatori, anche coloro che sono sintonizzati su quelle web radio a taglio locale, che sono praticamente collegate, cioè reti unificate con Radio Saiuz. Questa è la trasmissione, diciamo, in sostituzione a spazio aperto, la trasmissione che porta il titolo di Studio 24 News. In regia a Treviso saluto subito Ugo e Rosario Moreno. Io sono qui pronto per parlare di un tema che veramente non saprei come definirlo. Diciamo tutela ambientale, tutela della popolazione, sicurezza, potremmo dare tanti nomi. Perché abbiamo in Italia una città che potrebbe essere una bellissima oasi, una città storica, una città molto vecchia, molto antica, addirittura più antica di Venezia. Si trova proprio nei pressi, diciamo, di Venezia, nella laguna veneziana, nell'Alto Adriatico. Si chiama Chioggia, vicino c'è anche Sottomarina, Chioggia Sottomarina, e c'è parecchia gente che abita lì. Ora, questa, diciamo, località è stata presa di mira da diverse idee che io non oso definire, altrimenti Rosario mi chiuderebbe la trasmissione, giustamente. Allora, prima c'è stata la minaccia del nucleare, poi ci sono state le estrazioni del metano al largo dell'Adriatico, quindi coi problemi che voi ben potete intuire per quanto riguarda la subsidenza, e quindi il Chioggia Sottomarina potrebbero avere dei sprofondamenti, insomma, dei danni notevoli, incommensurabili a mio avviso. La statale 309, che è piena di tir tutti i giorni, quindi con problemi di sicurezza sulla strada, di traffico, di inquinamento. Io ricordo ci sono anche dei famosi orti di Chioggia lungo, ecco, quella zona, quindi vi lascio immaginare cosa ricade dopo sopra a quelle coltivazioni. Non si è mai voluto sistemare la linea ferroviaria a Chioggia con le altre località. Dopo, perché non è mica finita qui, sapete. Dopo è successo che vicino a Chioggia è stata, potremmo quasi dire, installata una bomba, una vera e propria bomba. Vi ricordate via Reggio cosa è successo? Perché una piccola quantità di GPL è esplosa. Ecco, beh, lì ce ne sono, non so, 1.000 volte tanto la quantità di via Reggio, perché hanno portato dei mega bomboloni, pensate, alti come un campanile, di diametro come un campanile. E quindi io mi chiedo, ma cosa sta succedendo a Chioggia Sottomarina? Oltre a chiedermi cosa sta succedendo qui nel nostro paese, cosa sta succedendo a Chioggia Sottomarina? Cioè, cosa sta succedendo a quelle povere persone che abitano lì, che potrebbe essere, ripeto, un'oasi tranquilla, interessante anche dal punto di vista storico-culturale, non solo. E io in collegamento telefonico ho voluto chiamare una persona che conosce bene il territorio, perché per tanti anni ha condotto una emittente radio televisiva, la sto conducendo tuttora adesso, radio, prima televisione, poi adesso radio, anzi radio, televisione e poi radio ancora. È stato candidato a sindaco, se non sbaglio, nel 2007, con un programma molto interessante. Lui è Aristide Ballarin Poppi, editorialista di TV Radio Chioggia Sottomarina. Abbiamo in collegamento con noi in diretta da Chioggia, dagli studi di Radio Chioggia Sottomarina Baby Radio. Lo saluto, ciao Poppi, ci sentiamo. Sì, buonasera a tutti. Mi avete preso di sorpresa, per dire la verità, perché stavo lavorando anch'io, perché chiaramente per condurre una stazione radiofonica bisogna lavorare sempre. Tu ho sentito l'inizio che hai fatto, ma io penso che sia ancora peggio di quello che tu hai detto, perché in realtà noi siamo stati abbandonati da anni da tutte le amministrazioni. Politiche nazionali. In più adesso hanno fatto anche il fatto di questo GPL, di questi bomboloni, e questa è proprio una catastrofe, perché in realtà non hanno avuto questi che hanno messo questi bomboloni qui a 200 metri dalle scuole,
che sono 200 metri, quando hanno fatto le planimetrie e le fotografie, l'hanno fatta verso la laguna, dunque non si vede caseggiati, non si vede nulla. Il che a Roma non è che conoscano perfettamente, e neanche i giudici conoscono perfettamente la nostra zona, perché se facevano le fotografie dall'altra parte, fotografando i bomboloni dalla parte della laguna, vedevano che a 100 metri c'erano le scuole, la ferrovia e tutte le strutture di una città. Dunque, questo è che è stato fatto con inganno, ma questo inganno per quanto tempo può durare? Sono veramente, è delinquenziale questa cosa che hanno fatto, perché poi anche hanno ricorso al TAR. Il TAR ha detto, potete continuare a sistemare le cose, e il giudizio lo daremo nel mese di ottobre del 2018. Ora, non capisco, queste cose io non riesco a capirle, me le dovranno spiegare i giudici quando le porteremo a processo, perché non è possibile, non è possibile, non è possibile installare una cosa del genere in una città, in una città. E qui veramente hanno raccolto un sacco di firme, eccetera, adesso anche l'amministrazione, perché poi l'amministrazione nuova dell'anno scorso si è trovata sta patata bollente e non sapeva come gestirla, perché poi gestire queste cose non è facile, perché questi sono questi che fanno queste cose, sono la gente che magari ci mangia facendo questi lavori e ci rimangia se gli fai causa, perché loro te li fanno causa e chiedono i danni. Ora qui in Italia si lavora solo col denaro, con i schei, dicono. Oh, in realtà tu parlavi anche della subsidenza, qui stanno scavando sotto, non è che si siano fermati, la cosa ha cominciato. Allora questa è una notizia, che ci dai nuova, perché ricordo all'epoca… Nuova è sempre quella in realtà, col decreto che ha fatto quando si è andati a votare per il discorso delle estrazioni in mare, il quorum non è stato raggiunto, pertanto l'AGIP si è impadronita dell'Adriatico, capisci? Allora a questo punto… Perché se non vado errato, Poppi, nel 2011 con quella grande conferenza che avevamo fatto, c'eravamo anche noi come Pineta Oggi TV, ecco, la regione aveva detto di no, basta, stop, se non erro. Chi ha detto? Chi l'ha detto? No, sembrava che la regione avesse detto basta, non si fa questa operazione. No, la regione è stata scavalcata, con il discorso del referendum, le regioni sono state scavalcate, non c'è niente di. Mi spiego quello che dico? Cioè, quindi, quindi un altro problema emerge. Le regioni non c'entrano nulla, sono state scavalcate dal Ministero. Il Ministero ha dato l'ok all'AGIP di continuare le operazioni di prelievo di metano o di petrolio. Ora, le cose sono preoccupanti, nessuno ne parla, nessuno dice nulla, tutto procede. E noi ci troveremo anche non solo quei bomboloni che potrebbero esplodere e distruggere la città completamente distrutta, sia Chioggia che sottomarina, la distrugge completamente, è come se ci fossero tre bombe atomiche. Sì, infatti. Non è una cosa semplice, è una cosa che noi viviamo perlomeno nel terrore, questo è terrore, terrore non sono gli extracomunitari, sono questa gente qui che ti fanno il terrore. Ti creano il terrore. Non fa una piega. Gli extracomunitari sono gente che arriva per lavorare, perché hanno fame, perché ci sono le guerre, eccetera. Ma sono queste cose qui che vengono fatte dagli italiani, da società italiane. Ecco, in questo caso c'è la regione che sta guardando. Pensa che in laguna, se tu pianti un palo, quando c'era il Doge, c'era la pena di morte se impiantavo un palo senza nessun ordine, c'era la pena di morte, dovremmo instaurare questa adesso, mettiamo il Doge invece di mettere il presidente della regione. Ma una cosa del genere, no? Che insomma fa brutto a ridosso di una città antica, le belle arti cosa hanno detto? Ma ne sono contrarie, non è possibile, le belle arti, non è, cioè qui gli enti preposti
sembrerebbe che non avessero nessuna parola in capitolo. Cioè qui scavalcano tutti. Qui è una corsa a ostacoli. Tutti possono saltare meno che i cittadini devono passare sotto gli ostacoli. Ora cioè è improponibile, è una cosa che non si riesce a capire. Cioè, il discorso è, non sono i bomboloni che poi devono essere caricati e le navi gasiere quando arrivano ci impiegano 2 giorni per un giorno entrare, un giorno uscire e bloccano anche il porto peschereccio. E noi abbiamo anche la flotta peschereccia più grande d'Italia, tra l'altro, e bloccano anche il passaggio dei pescherecci. E in più, quando hanno scaricato, ci sono 10, 15, 20 camion che vanno a caricarlo per portarlo dove lo devono portare. Il che ci sarà un traffico non solo, ma anche di camion che trasportano questa roba per strada, sulla Romea, col traffico che c'è. Infatti, anche lì è una cosa tremenda, tremenda. Uno dovrebbe venire solo a vederlo per capire esattamente cosa stanno facendo. È una cosa, tra l'altro bloccano anche l'iniziativa della città, perché in realtà nel posto in cui loro sono, lì si doveva fare l'approdo anche dei pescherecci per il nuovo mercato del pesce, eccetera. Cioè, c'erano altri impegni lì e questi si sono impossessati, non si sa come, non si sa perché. Erano proprietari di 4.000 metri, da 4.000 ne hanno chiesto al porto altri 10.000, insomma si sono ingranditi all'inverosimile e non capisco perché poi il porto, c'è di mezzo anche Comunione e Liberazione, non ne parliamo mai che c'è Comunione e Liberazione in Italia, la Comunione e Liberazione è un partito sommerso, è come la mafia a Roma, che quelli di mezzo, mi spiego, sono quelli di mezzo. E quelli di mezzo possono far tutto, finché non verranno scoperti. Ma qui bisogna parlare anche di politiche. Le politiche sono, queste politiche qui, che sono affaristiche, c'è di mezzo anche Comunione e Liberazione, perché è stato dato il primo assenso quando c'era il sindaco Romano Tiozzo di Forza Italia. Il primo assenso è stato dato da lui. Che era poi anche, lavorava con la Camera di Commercio, la Camera di Commercio era quella che ha fatto anche il porto, il nuovo porto di Chioggia, dunque c'è una minestra che sta girando che neanche si sa. Dunque stanno veramente uccidendo questa città. Sì, questa è l'impressione che è emersa. No, è emersa, è la verità, qui se non blocchiamo queste cose quelle che sono iniziate e quelle che dovranno iniziare, perché questi bomboloni sono ancora lì, sono vuoti, l'hanno riempiti di un gas particolare perché non crei problemi. Poi tra l'altro, siccome sono molto vicine alla città, ci devono mettere anche gli odori particolari del metano per sentire se ci sono fughe, eccetera. Dunque avremo anche degli odori che ogni 15 giorni, quando ci sono i nuovi carichi, ci mettono questo prodotto che farà una puzza tremenda. Dunque, non lo so, non riesco, io personalmente non riesco più a capire nulla. Mi dispiace, perché in realtà, cosa vuoi che ti dica, Massimo? Non lo so, ci dovrebbe aiutare anche la popolazione del Veneto, perché se scoppia questo bombolone non è che voi siete sicuri nel Veneto, certo. Non c'è nessuna sicurezza neanche per voi. Certo, perché si potrebbe innescare una situazione molto molto di un raggio molto ampio. Ho visto alcuni video sulla rete, su alcuni casi di scoppi, ma di serbatoi anche molto più piccoli, cioè viene fuori. Sì, ma basta un piccolo serbatoio, immaginate il mondo viene fuori. Immaginate una bombola di metano, se scoppia butta giù una casa. Figuriamoci lì, a ridosso poi anche delle scuole, tra altre cose, cioè, ma non rimane traccia di niente se scoppia un litro? No, sparisce tutto. Secondo te,
Ma come si fa, secondo te, come si fa ad avere una mente così, non so come definirla, arrivare a portare una cosa del genere a ridosso delle case a 200-300 metri? Ischei, la globalizzazione, capisci? E questo è l'idea, essere sempre produttivi, vendere, comprare, essere produttivi. Sta gente qui vuole essere, cioè, non sto, non, siamo in onda, pertanto non voglio adoperare parole Sì, no, no, noi spieghiamo la realtà, le preoccupazioni sono sacrosante, vorrei vedere Eh sì che sono preoccupazioni, sono veramente delle preoccupazioni serie. io. Ecco, E ma io da Poppi, dove? Dimmi. Poppi, scusa, allora guarda, alle 19:01 ti voglio fare questa domanda qui a Radio Sirius, ma come mai è arrivata giù la politica nella persona di Salvini per andare a Punta San Canna? Per quella roba A Punta che Canna, sì, è venuto ieri, sì. appunta scusa, appunta a canna, sì, Punta Canna. ecco, ecco, però nessuno si è mosso per quelle bombe messe addosso agli appartamenti. Ma che vadano a fanculo tutti, non capiscono un cazzo, sono delle merde. Adesso comincio anche, capisci cosa dico? Mi sono stancato di questa gente. Questa gente guarda solo il proprio portafoglio, non interessa nulla di nessuno. Vanno in cerca di voti. Questa gente qui sono raccoglitori di voti. Portatori d'acqua a una società che non girerà mai così. Senti, Sono portatori d'acqua, non capiscono un cazzo, perché portano l'acqua a qualcuno che neanche loro sanno chi è. Immagina com'è sta situazione. cioè, veramente pazzesco in Italia che accadano queste situazioni, è incredibile. Un'altra domanda ancora, Poppi. Ecco, tu sei da anni, diciamo, dentro ai mass media, lo ricordiamo prima con Radio Chioggia Sottomarina, parliamo 76, primavera inoltrata 76, poi TV Radio Chioggia Sottomarina, quindi la testata TV Radio Chioggia Sottomarina, poi Telemare 35 e quindi Sì, ma sono ancora. anni, sono 41 anni che sono sull'ambiente. Ecco, e quindi lo conosci bene. Hai voglia se lo conosco bene. Ecco, È il mio allora, lavoro da 41 anni. due domande finali perché so che non hai troppo tempo. Allora, una domanda è questa. A livello mediatico, cioè con la tua emittente, storica emittente, ecco, come vi siete, che posizione avete preso? Quali iniziative contro queste minacce? Noi, il nostro lavoro è giornalistico, noi diamo dello spazio il lunedì mattina all'associazione contro i bomboloni, eccetera, e ogni lunedì mattina alle 11 abbiamo una trasmissione di un quarto d'ora, 20 minuti, diamo spazio e loro ci danno le ultime notizie, perché io non posso andare per i tribunali, avere i documenti, loro invece si stanno dando da fare. Ora, noi queste cose le facciamo, mi spiego? E Sì. gli stiamo col fiato sulle spalle. E non c'è nient'altro da fare, bisogna darsi da fare continuamente. Quindi cercare di parlarne. Adesso che a Chioggia c'è la Sagra del Pesce, il comitato sta tirando su ancora firme, fa del volantinaggio anche per incentivare ancora più la città. I pescatori sembrerebbero d'accordo per bloccare anche e andare a Venezia con i pescherecci e bloccare il Canal Grande, eccetera, fare delle manifestazioni, capisci? Sì, ecco, Ora, delle manifestazioni eclatanti. eh sì. Perché sì, i giornali parlano, è venuto Salvini a Punta Canna, ma che cazzo! È venuto per farsi della pubblicità, ma poi è una pubblicità veramente schifosa. Non è che sia una pubblicità questa. Mi spiego? Ma sai come sono i politici, no? Cioè, tutto va bene, pur di tirare su voti, eccetera. Comunque, sta di fatto che li abbiamo visti al governo, destra e sinistra, tutte e due, sebbene Ah, entrambi siano. sono Lo uguali. so, volevo arrivare a La questo. faccia è la stessa medaglia, è la medaglia a due facce, invece questa medaglia che abbiamo in Italia ha una faccia unica, una faccia da culo. Mi sono spiegato? I frutti poi sono acerbi, abbiamo visto. C'è la gente che sta anche molto male, nel senso ci sono le Ma cosiddette nessuno si ordeste. preoccupa della gente che sta male.
Non so Meglio, se mi meglio spiego. salvare le banche, no, Popi? Ma qui dovremmo stare al telefono in trasmissione fino domani mattina. Certo, no, Dovrei ma io, dire. sai, a volte è il caso anche di buttare benzina sul fuoco, in modo da far venire su tutto quanto il discorso, perché qua se ne parla poco di situazioni anche abbastanza drammatiche, gente che non riesce ad arrivare a fine mese, gente che si trova fuori di casa. Ecco, Rete Veneta, ad esempio, ha mostrato nelle sue trasmissioni diversi casi proprio di difficoltà serie in questo senso, nel cosiddetto Ma ricco. sì, ma a questa gente che ci amministra non interessa nulla se qualcuno si suicida perché la banca non gli dà i fondi per poter continuare a lavorare. Non interessa niente a nessuno. Mi Ecco, spiego. questi sono i frutti della politica. Quindi abbiamo visto destra e sinistra, entrambi dicevano: no, io sono più bravo di te. No, sono io che sono più Ecco, bravo di te. cosa ha fatto Salvini? Cosa ha fatto Renzi quando la gente qui nel Veneto si suicidava? Non hanno fatto nulla. Questi sono da indagare, sono da indagare, non hanno fatto nulla e non hanno detto mai nulla. Al massimo possono dire ci dispiace, pensa a te. Ecco, questi sono i frutti. Ecco, io torno a ribadire. E i frutti maledetti di qualcuno di mezzo, non è sopra e non è sotto, ma è di mezzo. Come a Roma la mafia ha cominciato a lavorare di mezzo. Qui stanno lavorando di mezzo. Senti. Ricordatevi sempre che c'è comunione e liberazione. Senti, Attenzione, io non, che non è un andiamo in conclusione. parti, non è un partito, non è un partito. E si chiama comunione e liberazione. È un riferimento che faccio e ognuno, quando legge un giornale, quando legge e vede una trasmissione televisiva, nessuno ne parla, ma è la più grande realtà economica italiana. Chiaro? Chiaro? È la più grande in economia, è la più grande in Italia, più che la mafia. Allora, carissimo Poppi, ecco, andiamo in conclusione, però arrivando, diciamo, in conclusione con tutto campo, no? E mi risultano che i network, no? Quelli che praticamente si sono presi tutte le frequenze negli anni 80, si sono fatti la radio nazionale, ci fanno tutte le varie trasmissioni che vogliono loro, i sapientoni, io li chiamo i sapientoni di Milano perché sembra che solo loro sanno fare la radio moderna, rinnovatele, però alla fine i contenuti rispetto a prima sono molto più bassi per quanto riguarda il livello culturale. Ora mi risulta che stanno comprando ancora altre frequenze locali. Cosa sta succedendo in questo ambiente? Cioè, in Italia la radio locale, l'emittenza locale, questo vale anche per la televisione, sembra che non sia valutata per niente. No, io non, cioè, qui sto facendo un discorso di valutazione, non è così, cioè, lo stanno facendo, ma non è che riescono a fare quello che noi facciamo. Nel quel poco che facciamo lo facciamo in maniera intelligente, in maniera per far conoscere alla gente cosa sta succedendo e Certo. nient'altro. Noi facciamo notiziari dal 1976, tu hai detto, è esattamente da quella data lì. Esattamente il 6 di giugno ho cominciato a fare i notiziari e da quel giorno, dal 6 di giugno del 1976 fino ad oggi, continuiamo a farli. Certo, sì, infatti. Sì, beh, certo, la tua è una delle emittenti da togliersi tanto di cappello, ecco, cioè, effettivamente ha sempre fatto una informazione radicata nel territorio, non solo, anche con una finestra sul nazionale, e quindi ecco, va tutta la nostra stima, diciamo. E No, un'ultima no, cosa. non vado in cerca di stime, la realtà è quella che mi sono sempre prodigato, anche per quanto riguarda il discorso delle novità discografiche. Parliamo di musica, e la radio parla anche di musica, abbiamo in anteprima tutte le novità discografiche a livello mondiale, dunque noi facciamo proposte a livello italiano e europeo e io mi ritrovo ai primi posti in Europa, non in Italia. E non vedo mai i network italiani che arrivano ai primi posti, arrivano sempre verso la fine. Mi spiego? Sì.
Questo è un dato di fatto, capisci? Questo è un dato di fatto. Eh sì, perché le cose vengono monitorate e io arrivo sempre ai primi posti in Europa, non in Italia, come novità discografiche. Certo, quindi Dunque, ultimissimo. parlando di musica, ma io la musica sì, è importante perché noi facciamo musica di tutti i tipi e in più mi sono anche specializzato per quanto riguarda le novità discografiche. È una rama a doppio taglio, perché devi inserire delle canzoni che tu non hai mai sentito perché non l'hai mai sentito. E per un network questa cosa qui è rischiosa, non lo farà mai. Il Infatti. network ne inserisce dopo 20 giorni, un mese, quando noi piccoli l'abbiamo già fatte conoscere e abbiamo gettonate. Sì, esatto. E allora Probabilmente sembra ora. ci sono dei diktat ben precisi, devono mandare in onda solo quel tipo di canzoni. Esatto. Lo so. Allora, senti, Poppy, in conclusione, ritornando sul territorio, perché era questo però, alla fine, il soggetto della trasmissione, però a me piace a volte fare dei link, no? Su alcune altre situazioni sempre molto importanti da mettere sotto i riflettori. E tu eri stato candidato a sindaco a suo tempo, credo che era il 2007, con un bel 2007-2008. No, Ecco, 2007, esatto. ah, Hai eccolo. una bella memoria, eh? Sì, dal 76 al 2008 a oggi. Allora, diciamo questo, avevi un bel programma, perché una volta ne abbiamo parlato assieme, credo anche ci Ogni avevo tanto fatto. me lo leggo anch'io, dico, ma guarda che tipo di programma, bellissimo, Ecco. avrei veramente stravolto la città. Lo so, E ecco, invece volevo la ricordare. città è rimasta tale o quale dopo 10 anni e io l'avrei stravolta. Ecco, vogliamo ricordare qualche punto importante, qualche punto più, diciamo così, saliente, più significativo per la città che tu avevi portato avanti? Beh, significativo era salvare il centro storico dal passaggio delle macchine, fare un ponte per fare un bypass. Ed era facile farlo, insomma, non era una cosa difficile. E sono 60 anni che pensano di farlo, ma sono passati 60 anni. Io quello l'avrei fatto subito, per creare il centro storico come se fosse un giardino, come quello che si vede quando vai sulle grandi città e trovi la passeggiata, e sembra che abbiano lucidato per terra con la cera. È una cosa Sì. fantastica. La mia idea. Intanto, in primis, per salvare il centro storico. E Ecco. dopo tutto il resto. Pensa che quando mi sono candidato sindaco, avevo già improntato il fatto del wireless gratuito per i cittadini. Mi Parlo di 10 anni ricordo. fa. Ma io non l'ho detto verbalmente. Prima ho fatto fare gli impianti, dopo li ho fatti funzionare. E potevo regalarli gratuitamente ai cittadini. Cioè, non l'ho detto e dopo non l'ho fatto. Cioè, prima faccio le cose, dopodiché, se vi interessa, vi regalo anche internet gratuita. Eh sì, questo, Vabbè. i cittadini non hanno colto questa Forse occasione. erano in pochi che adoperavano il wireless, cioè che adoperavano. Erano in pochi. Ho preso quei voti, quei pochi che avevano. Adesso ce l'hanno tutti, guai al mondo se glielo togli, però in realtà a pagamento. Adesso invece mi spiego. Certo, E no, sei saremmo stata stato un. la prima città in Italia. Eh sì, c'è stato un po' Perché? quello che ha portato molte cose nuove, anzi anche in anteprima lì nella tua città, Ma sì, Chioggia, ma Sottomarina. poi no, te puoi immaginarti. T'ho detto che al telefono potremmo stare 5 anni e non riuscirei neanche a espletare tutto quello che ho in testa. Lo so, ma purtroppo il tempo a disposizione è terminato, sono 19:14 qui a Radio Sirius TV. Io ti ringrazio, Aristide Io Ballerini Poppi. ringrazio gli ascoltatori che hanno avuto tanta pazienza di ascoltarmi. Scuso se ho adoperato qualche parolaccia. Ma mi è venuta dal cuore, non dalla testa, dal cuore.
Beh, io credo che di fronte ad una situazione del genere, insomma, voglio vedere chiunque, insomma, andrebbe come dire, in quell'ambito lì, ecco. Io mi sono, Allora, ma mi sono moderato anche, ho tenuto, mi sono anche moderato perché avrei potuto attaccare molto di più. certo. Vabbè, sarà per la prossima volta. Certo, non mancherà l'occasione, anzi, ci teniamo in contatto per sapere eventuali sviluppi di questa situazione. Non so, Sì, ecco. certamente, certamente perché è ancora da venire le cose, no? Sì, diciamo la notizia è in corso, la situazione è in corso, non sappiamo che piega prenderà, comunque le No, la prospettive piega è sono. quella che il TAR del Veneto ha dato ragione a loro e possono aprire e continuare i lavori. Questo era stato praticamente fatto dall'amministrazione comunale, hanno bloccato i lavori, sono rimasti fermi un mese e mezzo. Il TAR adesso gli ha dato ragione, però ragione per modo di dire. Nel frattempo che decideranno le conclusioni, il TAR le concluderà il mese di ottobre del 2018. Cioè tra un anno e 3 mesi, a questi hanno già finito, praticamente finiranno tutto, faranno i collaudi, faranno tutto e noi saremo, non lo so, io sto dicendo una cosa che invece c'è il comitato che sta spingendo, eccetera, ricorreremo anche alla Corte italiana, alla Corte europea e noi battaglieremo molto. Certo, io ti ringrazio per queste informazioni che ci hai potuto dare questa sera qui in diretta a Radio Starzo, grazie ad Ariste Ballarin Poppi, editorialista di TV Radio Chioggia Sottomarina, ex Telemare 35, grazie e a presto. Grazie a voi, salve, buonasera. Bene, allora ecco, stacchiamo il collegamento con Chioggia Sottomarina, più precisamente con Sottomarina, dagli studi di Radio Chioggia Sottomarina. Sono le 19:17, chiudiamo qui questa trasmissione di approfondimento Studio 24 News in sostituzione a Spazio Aperto di Antonella Intranova e Ugo Lombardi, che comunque ritornerà la prossima settimana sempre alle 19:30, alle 18:30. Grazie anche a voi gentili ascoltatori che ci avete seguito, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Un saluto da Radio Science.